Quanto accaduto a Parigi è scioccante. Siamo vicino alle famiglie delle vittime, siamo vicini alla Francia, a tutto il popolo francese, colpito oggi da un attacco terribile che deploriamo con fermezza. Gli attacchi di Parigi sono stati terribili e hanno scosso la coscienza e hanno scosso la percezione di ognuno di noi. Nella capitale francese è stata realizzata una vera e propria azione militare, un'azione militare con un comando specificamente addestrato, un comando pronto a morire. Gli attacchi di Parigi sottolineano ormai però quanto siano deboli e facilmente attaccabili i nostri sistemi occidentali, incerti, fortemente divisi sulle forme di contrasto al terrorismo. E il nostro paese, con il giubileo alle porte, rischia oggi di divenire il primo bersaglio dei fondamentalisti, o diciamo di quei terroristi che adesso vogliono farsi Stato unico, vogliono farsi Stato e Stato unico, che non lascia spazio al resto. Se i fatti di Parigi rappresentano l'11 settembre europeo, quel che è certo è che occorre rispondere in modo totalmente diverso da come si è risposto dopo l'11 settembre statunitense. Questo perché da quando si è dichiarata una guerra totale al terrore, il terrore è proliferato. I dati del Global Terrorism Index rivelano che le vittime del terrorismo sono quintuplicate dagli attacchi alle Torri Gemelle e nonostante i 4.400 miliardi di dollari spesi nelle guerre in Iraq, Afghanistan e in altre aree di crisi, ebbene sono nate nuove sigle jihadiste. Negli ultimi 45 anni, sempre secondo la stessa fonte, l'80% delle organizzazioni terroristiche è stato neutralizzato grazie al miglioramento della sicurezza e alla creazione di un processo politico finalizzato alla risoluzione dei problemi che erano alla base del sostegno a questi gruppi terroristici. Appena il 7% invece è stato eliminato grazie all'utilizzo diretto della forza militare, il 7%. Gli attentati di Parigi e i loro esecutori dimostrano ancora di più che il terrorismo 2.0 si affronta internamente e non facendo alzare in volo un F-35. L'Italia, ancor prima degli attentati di Parigi, aveva un disperato, ha un disperato bisogno di sicurezza. Le forze dell'ordine sono sotto organico e male equipaggiate. Le risorse sprecate in cacciabombardieri difettosi, ben 13 miliardi di euro, e in una guerra inutile, oltretutto persa, come quella in Afghanistan, vanno investite in sicurezza interna. La sicurezza è un investimento, non solo una voce di bilancio. Oltre alle forze dell'ordine è l'intelligence che necessita di sostegni ulteriori, anche attraverso la formazione di corpi d'élite. Sappiamo tutti oggi non c'è una soluzione immediata al terrorismo, ma sappiamo anche che il terrorismo è una macchina che va a benzina. Per togliere benzina occorre da un lato lavorare sul traffico di armi, dei finanziamenti allo Stato islamico, all'ISIS, e contemporaneamente spegnere uno ad uno quei focolai che alimentano il jihad, dandogli forza di propaganda utile nel reclutamento di nuovi miliziani. L'Italia deve ripristinare i fondi che il governo ha tagliato alle forze dell'ordine, dare maggiore sostegno all'intelligence, interrompere ogni rapporto, sanzionare tutti quei paesi che direttamente e indirettamente sostengono il jihad, in particolare le monarchie del Golfo, su tutti Arabia Saudita, che contribuiscono a finanziare in modo illegittimo milizie jihadiste con la compiacenza dell'Occidente. A Riyadh è in vigore la Sharia, così come a Raqqa, quartier generale dell'ISIS. A Riyadh le donne non possono guidare, non hanno alcun diritto, è in vigore la pena di morte, la fustigazione, ma nel nostro governo nessuno sembra stupirsi, neppure quando all'Arabia Saudita viene concessa la guida del Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Non sembra stupirsi nemmeno Matteo Renzi, che solo pochi giorni fa era in visita proprio a Riyadh. L'Italia deve varare subito una moratoria sulla vendita di armi ai paesi coinvolti in conflitti, anche indirettamente, anche in guerre per procure come quella siriana. Sono stati dati i diritti alle merci, tra cui le armi, e tolti alle persone. Oggi vogliono limitare la libertà delle persone, ma non vogliono limitare la libertà delle armi. E io spero che su questo molto presto si esprima anche questa Assemblea. Rafforzare le nostre frontiere, siamo la porta d'ingresso in Unione Europea. L'Italia è sottoposta a rischi maggiori, servono maggiori controlli e controlli che siano efficaci. Introdurre misure volte alla prevenzione del terrorismo, misure atte ad avviare processi di deradicalizzazione che nel decreto Alfano sono assenti. Non possiamo sempre reagire, bisogna anticipare l'ipotesi di attacchi. Non sarà un aumento della pena di prigione a convincere un kamikaze a non farsi saltare in aria in una piazza. Vanno altresì spenti i focolai che alimentano la propaganda jihadista. La stabilità in Medio Oriente è la condizione necessaria per sconfiggere il terrorismo. Quindi, ritiro immediato delle truppe italiane dall'Afghanistan, coinvolgere nel processo diplomatico attori cruciali, ma finora rimasti al margine del dibattito internazionale, Lega Araba, Unione Africana. I governi europei finora hanno portato avanti iniziative di politica estera non considerando gli interessi e le volontà dei propri popoli. Anziché colpire il terrorismo e salvaguardare la sicurezza e le frontiere d'Europa, hanno garantito gli interessi privati delle multinazionali, hanno perseguito altri obiettivi, hanno garantito la libertà di circolazione delle armi. La situazione sta precipitando ed è necessario un cambiamento di rotta drastico e immediato. Se la responsabilità degli attentati in Francia è dell'ISIS,
e l'obiettivo comune è smantellare l'organizzazione dello Stato islamico nel territorio in cui si è insediato, in Siria e in Iraq, si inizi con l'individuare e il punire chi compra il loro petrolio, con i proventi del quale finanziano la loro struttura e le attività terroristiche in tutto il mondo. Stime indicano che si tratterebbe di 500 milioni di euro ogni anno. Chi finanzia i terroristi va considerato da noi un loro pari. L'Europa deve riconoscere come suo alleato qualsiasi paese che mostra il chiaro interesse di combattere il terrorismo. L'Italia e i 28 devono innanzitutto revocare le sanzioni sancite nei confronti di Mosca per facilitare il percorso di cooperazione e lo svolgimento delle attività diplomatiche. Il governo italiano ha il dovere di agire per garantire la sicurezza interna dei cittadini italiani, ma finora ha dimostrato di non avere alcuna credibilità in questo senso. Colgo infine l'occasione per ribadire, concludendo, la ferma condanna del Movimento 5 Stelle ad ogni forma di violenza, odio e terrore, nonché certamente la nostra vicinanza al popolo francese e a tutti i nostri connazionali coinvolti. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia di Valeria Solesin.